Calciomercato.com e in particolare il giornalista sportivo Daniele Longo hanno in qualche modo lanciato una vera e propria notizia clamorosa per quanto riguarda il mondo Juventus, anzi non una, più di una serie di notizie che ci danno ulteriori conferme su quello che sarà il futuro di Max Allegri e su quella che sarà la nuova Juventus, quella che è una Juventus totalmente diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. E quindi scopriamo nel dettaglio tutto, cerchiamo di analizzare tutto nel dettaglio qui su FCM News Sport, e come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Quindi se vi va iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti e diteci la vostra. E allora, intervistato qualche giorno fa, Daniele Longo ha parlato in maniera molto dettagliata sul futuro della Juventus e ha detto una serie di cose importanti. Seguite il video nella sua interezza perché ci sono una serie di notizie importanti, imponenti, che hanno a che fare col mondo Juve. Intanto partiamo dalla prima, sul cambio di allenatore. Un Allegri che secondo alcuni andrà via, secondo altri ancora ha delle chance, secondo altri ancora ha addirittura possibilità di rinnovo. Direttamente da calciomercato.com ci viene detto che Allegri non ha più speranze di continuare. Perché? Perché la Juventus cambierà sicuramente allenatore nella prossima stagione. Questa è la prima notizia importante che ci dà proprio Daniele Longo sulla Juventus. E qui mi soffermerei un attimo. Le ipotesi infatti sono diverse. Come vi ho detto più volte, la Juventus e Allegri sono in qualche modo d'accordo, quasi un po' da inizio anno, sulla situazione legata al futuro, nel senso che la Juventus già sapeva che Allegri non avrebbe continuato il suo percorso alla Juventus, però forse quell'inizio di stagione roboante aveva un po' destabilizzato l'ambiente, e quindi lì sì, si è ricominciato a parlare di rinnovo. A inizio anno la Juventus si è detta: facciamo un anno, recuperiamo un po' l'energia dal punto di vista economico, e poi l'anno prossimo abbiamo la possibilità di trovare un accordo con Allegri per salutarsi in maniera pacifica. L'inizio di stagione roboante, quindi un inizio di stagione con tanti punti alla pari dell'Inter, ha un po' fatto un po' riflettere la Juventus. Ma forse abbiamo tra le mani un allenatore che ci può davvero rilanciare per i prossimi anni. Poi però il calo ha nuovamente ristabilito l'equilibrio, ossia la Juventus ha continuato a pensare al cambio di allenatori. Ma attenzione, qual è l'allenatore che la Juventus dovrebbe andare a, come dire, a bloccare per il prossimo anno? E anche qui la notizia è importante, perché Daniele Longo ci dice che il Milan, mi direte voi cosa c'entra il Milan? C'entra. Il Milan infatti avrebbe avuto dei colloqui nelle scorse settimane con l'entourage di Thiago Motta, allenatore che sta facendo non bene, ricordiamolo, benissimo al Bologna, sta facendo una sorta di miracolo sportivo. Qualcuno sta paragonando il miracolo di Thiago Motta a quello fatto, non so, da Ranieri qualche anno fa con Leicester. Secondo me quello dell'Leicester è una cosa molto più importante rispetto a quello di Thiago Motta, però comunque il Bologna in Champions era impronosticabile. Oggi lo diamo quasi per scontato, il Bologna è fortissimo, i giocatori sono fortissimi, l'allenatore è fortissimo. Beh, fino a qualche mese fa non era poi così scontato. Milan ha avuto dei contatti con l'entourage, ma i rossoneri sono stati informati dallo stesso entourage che il tecnico italo-brasiliano ha già un accordo di massima con la Juventus e non è disponibile a trattare con altri club. Questa è una notizia bomba. Thiago Motta ha già un accordo di massima con la Juventus, che è la stessa notizia che abbiamo riportato qualche settimana fa. Con la Juventus della serie non tratta più con nessuno, e se non tratta con il Milan, di conseguenza va da sé pensare che non tratterà neanche il rinnovo con il Bologna. Attenzione, perché non è finita qua. Da fonti vicine a Thiago Motta e all'entourage di Thiago Motta, dice Daniele Longo, mi è stato detto che il tecnico dovrebbe firmare nelle prossime settimane per la Juventus. Quindi la Juventus lo ha bloccato verbalmente perché ha trovato un accordo di massima, secondo appunto quello che dice Daniele Longo di calciomercato.com, avrebbe trovato un accordo di massima, più diciamo un accordo verbale sulla parola, una stretta di mano, ok? Che lo vincola però in qualche modo rispetto ad altri club, cioè infatti si avvicina il Milan e il Milan si sente dire: abbiamo già un accordo con la Juventus. Quindi è vero però anche che finché, questo vale per tutti gli ambiti, finché non c'è nulla di scritto, è
è sempre tutto un po' in ballo, è sempre tutto un po' sul chi va là. Per questo motivo, quindi, cosa succede? Succede che la Juventus ora vuole farlo firmare e secondo Daniele Longo dovrebbe firmare nelle prossime settimane. Quindi questo vuol dire che la Juventus ha già trovato un piano sicuro per poter mandare via Allegri, cioè non ci sono possibilità che possa rimanere. Ovviamente, dice Daniele Longo, questa notizia non verrà mai confermata pubblicamente. Questa notizia non verrà mai confermata pubblicamente perché la vecchia signora è in lotta per la corsa alla Champions League, punto numero uno, e per la Coppa Italia. Questo tipo di accordo, quindi, diciamo che non verrà reso pubblico. Un po' per non destabilizzare l'ambiente, un po' perché non è nello stile Juve parlare di cambio allenatore durante l'anno, un po' perché c'è comunque una forma di rispetto nei confronti di Max Allegri, che ne dicano tutti, comunque è un allenatore che nell'ambiente ha il suo rispetto, per cui non lo metti così in difficoltà pubblicamente facendogli fare una roba del genere. Soprattutto, altro, e l'ultima notizia proprio di Daniele Longo ci dice che Thiago Motta è pienamente convinto della Juventus come sua prossima destinazione. Non ci sono dubbi, a tal punto che starebbe pensando di portare con sé alcuni giocatori e addirittura alcuni giocatori del Bologna vorrebbero andare con Thiago Motta. Cioè, la situazione si è capovolta. Fino a qualche tempo fa dicevamo Thiago Motta vorrebbe con sé qualche calciatore perché ritiene aprire un progetto nuovo debba comunque presupporre degli elementi di fiducia. E quindi se vai alla Juventus, ma ti ritrova magari, non so, il Calafiore, il Ferguson di turno, magari sei un po' più tranquillo. Qua invece Daniele Longo ce la spiega in maniera totalmente diversa, cioè sono i giocatori che vogliono andare a giocare con Thiago Motta. I giocatori stessi del Bologna vorrebbero andare con Thiago Motta perché sanno che comunque Thiago Motta è nuovo allenatore della Juventus, allenatore della Juventus, quindi per Zirkzee, per Ferguson, per Calafiori, per tutti questi giocatori andare a giocare alla Juventus vuol dire un salto in avanti, inevitabilmente, ma possono in qualche modo continuare il loro percorso di crescita che comunque vada potrebbe essere interrotto. Facciamo un esempio, il Napoli. Il Napoli l'anno scorso fa una stagione meravigliosa al di là delle aspettative, un po' come sta facendo quest'anno il Bologna. Napoli vince lo scudetto, ma Spalletti non c'è più. Molti giocatori, se Spalletti fosse andato altrove, secondo me avrebbero chiesto in qualche modo di continuare il loro percorso di crescita con Spalletti. Perché guarda caso, poi si ritrovano altri allenatori come Garcia, come Mazzarri. E questo percorso di crescita si interrompe. Vedi Kvaratskhelia, che non è più il giocatore dell'anno scorso, ma vedi tutti gli altri, Di Lorenzo, sembrava un terzino da Champions League, ora un terzino che veramente fa fatica, vedi Rachmani, la stessa coppia di centrocampo, Lobotka e Anguissa, Politano, Zielinski sembra un altro giocatore, Raspadori, tutti giocatori che secondo me avrebbero preferito continuare con Spalletti. Ecco, secondo me i giocatori del Bologna cominciano a ragionare sul fatto che, occhio, se qua se ne va Thiago Motta rischia di rompersi il giocattolo esattamente come si è rotto il giocattolo a Napoli. Quindi noi invece se seguiamo Thiago Motta potremmo continuare il nostro percorso di crescita stavolta in una piazza importante come la Juventus, che ci può garantire banalmente un contratto nuovo e quindi questo già diciamo economicamente importante per il giocatore, ma soprattutto una crescita in una squadra però come la Juventus, che non è più la Juve di tanti anni fa in cui c'erano gli super big e quindi era difficile prendere posto. Perché un Zirkzee qualche anno fa avrebbe fatto fatica in un attacco composto da Ronaldo, Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic. Oggi con Milik, Ken, Yıldız, Chiesa si può ritagliare francamente il suo spazio. Così come Ferguson non ha più davanti i Pjanic, Khedira, Matuidi o i Pirlo, Vidal, Marchisio, ma Miretti, Nicolussi, Locatelli. Quindi diciamo potrebbe giocare tranquillamente. Per non parlare appunto di Calafiori, anche dietro non hai più Bonucci, Chiellini, Barzagli, diciamo il tridente perfetto difensivamente parlando, ma hai Gatti, Danilo. Non so, cioè, soprattutto Gatti, non credo sia un giocatore che non può essere minimamente sostituito. Per cui è un bel progetto quello che si sta creando alla Juventus. Daniele Longo ce l'ha spiegato molto bene, ci ha informato su quelle che sono le situazioni della Juventus, posto che ormai le percentuali di Allegri e Juventus sono bassissime. Voglio sapere quali sono le vostre percentuali. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Parliamone qui sotto nei commenti.